Ciao ragazzi, non so che titolo avrò dato a questo video, ma è successo veramente di tutto. Tutto quello che poteva succedere in un draft è successo. E voglio sapere la vostra, ragazzi. Avete provato FIFA 18? Che ne pensate? A me FIFA sta piacendo, però guardate. Salve a tutti ragazzi e bentornati a Make Shosha. Siamo tornati su FIFA 17. Siamo pronti a giocare il nostro primo foot draft. Sì, avete sentito bene, ho detto FIFA 17 invece che FIFA 18. È l'abitudine. Per la legge dei grandi numeri, questo FIFA 18 dovrebbe essere il mio FIFA sfortunato. In realtà ho fatto già delle partite e non so se mi piace. A parte che ogni tiro è un gol, i portieri sono veramente delle buste. Sì, mi ci devo ancora abituare. Poi vabbè, sto su Xbox e sapete che io non mi ci trovo molto bene. Però ragazzi, ci facciamo un draft. Voi ragazzi, fatemi sapere che ne pensate di questo FIFA 18. 20.000 mi piace per un prossimo draft insieme. Facciamo proprio il più semplice e tranquillo possibile, quindi scegliendo noi tutti i moduli, tutto il resto. Ok, buono questo. Sarebbe buono anche il 4-3-3. In realtà non so se quest'anno sarà overpower questo modulo come l'anno scorso, però riniziamo da dove avevamo lasciato, quindi con il 4-3-2-1. Il capitano Ano. Vabbè, qua ragazzi, Ronaldo è il giocatore di base più forte. Certo, c'ha Umbra che è abbastanza inutile, però chi gli affianchiamo a CR7? È buono. Ah, qua ci tocca mettere Gamero. Tutta gente che corre, ragazzi. Vabbè, ci mettiamo Gamero. Buono anche questo. C'è quest'anno Yarmolenko. Per chi non dovesse conoscere, questo qua è veramente forte. Allora, di tutti questi noi possiamo prendere nessuno. Ci abbiamo Willian, giusto perché così possiamo fare mezza ibrida con la Premier League. João Moutinho, l'unico che potrebbe fare intesa è João. Ma io ragazzi oso con Emre Can e lo sposto di là. Lo so che è più scarso di quelli che potevamo prendere, però ragazzi io ci credo in Emre Can. Questo è scarso, ok, perfetto. Che seguiamo? Il pelato di Shelby. Poi ragazzi, altro centrocampista. Madonna che scherzo. Che scandali, pizzi. Ci prendiamo Gomez. Era esattamente quello che volevo fare. Magari qua troviamo in panchina qualcuno che ci linka. A sinistra Liga Spagnola, a destra Premier League, tiraci fuori. Oh, questo è forte. Iniesta. Se esce Iniesta, secondo voi, non me lo prendo. Ma che davvero ragazzi, Iniesta è troppo forte. Arca peva. Leighton Baines. Però peccato che mondo. Cioè se fosse stato così sarebbe stato meglio. Oddio Cavanda, Padoin terzino destro. Prendo il talismano Padoin. Ce lo mettiamo in panchina ragazzi, ma ci porterà bene. E infatti vedi subito il portiere è forte. È forte il portiere Schmeichel. Un'altra leggenda, che dite? Potrebbe prendere Courtois. Così fa intesa proprio lui. E più amo sarà una leggenda raga. Ma che ce frega no. Cioè stiamo a giocare finalmente con le icone. E giociamocele ste icone. Ora i difensori ci devi salvare FIFA. Oh vabbè, Valencia, oh, perfetto. Pure un if, mazza raga, ci sta di bene, eh. Coil ci leva un sacco di castagne dal fuoco. Centrocampo raga, ci dobbiamo salvare centrocampo. Oh, eccolo, eccolo zitti. Iborra, mazza Iborra se n'è andato là. Ma io Iborra me lo piglio raga. Iborra fa la legna, me lo prendo. Siamo così, l'intesa fa cacare. Oh, Wanyama, aspetta, Wanyama me leva un po' di castagne. Eccolo quello forte veramente. Garrett fucking Bale. Che mi potrebbe togliere nessuna castagna dal fuoco, ma raga, Bale è Bale, cioè. Che fai, Bale non te lo pigli, raga. Andiamo. Ok ragazzi, questa è la nostra formazione. Vediamo se riusciamo a trovare un alle. Ok, forse è buono. Sì, Arsene. Vabbè, non siamo stati precisissimi, però secondo me è una buona squadra. E adesso ragazzi, con questa squadra ci giocheremo qualche partita. Beh, bella squadretta c'ha questo qui, però ragazzi l'importante in questo gioco è tenere palla. Bello. E quello è rigore, oh, dai, me l'ha ucciso. Me l'ha ucciso. Vai Leighton. Boom, bitch. E dai, 1-0 ragazzi, sì signore. Sì signore. Ah, perfetto. Un tiro, un gol. Quittata, va bene, facciamocene un'altra. Ah benissimo, lo stavo registrando. Comunque ci ha messi ragazzi, ci ha messi. Vai Ronaldo. Vai Ronaldo. E dai, 1-0 così ragazzi dopo 2 minuti. Sì. Attaccando fin dai primi minuti. Però ragazzi ogni tiro è un gol in questo FIFA. Io ve lo dico, stiamo attenti perché spero la cambino sta cosa. Poi vedete raga, è tutto ping pong. Se ne va Wanyama, guardate che quanto è veloce come la cacarella. È veloce come la cacarella. Però ha preso slancio. Mamma mia come rischia Baines. Eccolo! E i gol, anzi, e i tiri.
a giro in sto gioco sono sempre gol. Infatti 2-0. Guardate qui ragazzi che azione, tac tac, passaggio, stop e tiro. Palla prende portiere, la potevi prendere portiere, sei un po' scarsetto. Vai Ronny, vai Ronny. No portiere. No, che sta succedendo? Ah! Bravo Emre, bravo Emre. Vabbè. Allora meniamo se in campo, che ne so. È Nesta qua ragazzi, questa è Nesta, mica pizza e fighi. Ronny, la fa sfilare Ronny. La fa sfilare Ronny, corre come nella realtà. Ronaldo. No, sì. Ho fatto gol. Questo proprio non ha neanche calciato, gli ha sbattuto addosso e ha segnato. Emre Can. Portiere ridicoli ragazzi, i portieri sono ridicoli. La FIFA è bellissimo, ma i portieri sono ridicoli. 3-0 e questo quitta, dai. Yuhu! No, questo c'ha Shevchenko in attacco. Pure Ronaldo a sinistra. Ma questa è una bella squadra. Terza partita, le prime due sono andate bene. Vabbè, in realtà la prima non abbiamo proprio giocata. Però vabbè. Bella Ronaldo! No! Camilo, che hai fatto? Perché? Perché? No, guarda, ha tirato una caccola e ha segnato. Come al solito, ragazzi. Vabbè, tanto è così FIFA, ragazzi. Un tiro, un gol. A parte già pure gli anni scorsi era così, quindi l'hanno solo potenziata. Ecco, mo siamo l'imbarcate, Dai, guarda, ragazzi. Questo ha fatto due tiri. Esattamente due tiri, ve lo faccio vedere. Manco uno in porta. E ha fatto due gol. Come chissà com'è possibile. Bestia sto gioco, maledetto. Però ragazzi, in questi momenti non bisogna perdere la calma. Vai, segna. È su, è su. Camerosa la ride, ma che cacchio di ridi. Stiamo a perdere 2-1. Tra l'altro questo è un fuorigioco attivo incredibile. Però va bene. E che giri qua, la devi tirare in porta. Non crossa Bale. Emre Can. E vai Ronaldo, questo è gol. E questo è gol. E andiamo così ragazzi. Sì! Beh Ronaldo ragazzi, gliel'ho messa sulla cucuzza. No, perché non chiudono? Vabbè, ma non chiudono, sai, santo Dio. Dai, l'avevo capito ieri che arrivava a quello la palla. E al 45esimo, gol. Camero, è rigore! Come punizione, è rigore! No, vabbè, raga, non ci credo. Non ci crederò mai a ste cose. Ancora lui! E porca zozza, si è salvato. Vai, Bale. Vai, Bale! 3-3, dai. È così, ragazzi, per la legge del contrappasso. Doveva essere gol, dai, ce la stiamo a meritare sta partita, su. No, gli è rimasta. Oddio. No, vabbè, non ci sto a credere, raga. No, no, vabbè. Io non ci gioco più a sto gioco, ragazzi. Non ci gioco più a sto gioco. Ma i portieri che ci stanno a fare? I portieri cosa ci stanno a fare? Fammelo vedere sto gol. Fammelo vedere sto gol. Dai, si è spostato il portiere, ragazzi. Questo la paravi col mignolo, la paravi. Grande chiusura difensiva. Guarda. Mamma, che gioco. A che gioco stiamo giocando? A che gioco stiamo giocando, ragazzi? Eccoci, raga. E su, chiamelo. E dai. 5-4, ragazzi. 5-4. Partita più scandalosa mai giocata. Si è vinto una partita, ragazzi, che definire scandalosa credo che sia. Però ragazzi, da 2-0 a 5-4 io direi che ci siamo. Ci manca da giocare solamente la finale. Cavolo, questa è una squadrona. Vai ragazzi, iniziamo, è la finale. Vai Ronny. Valla a prendere. Tiro a giro. Valla a prendere, CR7. Guarda come gira sta palla, ragazzi. No, non mi quittare, ti prego. Cioè, in realtà quittami così vinco e ciao. Mamma mia. Ma Nesta che ha fatto? No, vabbè. Ma come? Ma come? Mo lo ammonisce pure, dai. Che vergogna. Ciao. Oh! No, ha preso palo, raga. Mannaggia. Cioè facevo sto gol, era l'euro gol della vita. Ciao a tutti. Sta laggando Ronaldo, eccolo qui. Alessandro Nesta ha vinto molto in carriera. Attenzione, no, Camiro, è rigore, è rigore.
No, però raga, a me sparano in aria, non me li fischia. Tu madre. Tanto me lo fanno adesso, ragazzi, me lo fanno adesso, tranquilli. Ecco, vedi sto gioco. Che giocaccio maledetto, ragazzi. È uno scandalo, è uno scandalo. Vai, Ronny. Boh, vai. Oh, fa schifo, guarda. Mi si è scaricata la telecamera. Fa schifo. Fa schifo, stavo andando in contropiede. No, fermiamoci tutti. Oh, guarda, beh, lui l'ha presa però, Ho sbagliato tasto, ovviamente. Prendo gol. E dai che esulti, hai fatto due tiri, hai fatto. Zitto. No, vabbè, ragazzi. L'ha presa. Ah, che riflessi, Pier. Cosa? Ma guarda sto gioco, ragazzi. M'ha menato. Sbaglieremo i calci di rigore, ragazzi. Perderemo il draft ai rigori, perché io non sono capace. Sotto le gambe. Quasi l'avevo presa. Se non si metteva a fare il boia. No. Che merda, Ronaldo. L'ho presa, no. Vai, Ronaldo. Vai, bravo Bale. Dai, che l'ha presa. Eh sì, l'ha presa, pure laggato, ragazzi. L'avevo presa, su. Va bene, Wanyama. Questa forse me la mette centrale. No, sì, me l'ha messa là sotto. Occhio a Gomez. No, dai, non la tira centrale, l'ho messa lì. Vabbè, raga, mo questa è finita. Centrale facile. Vai. Ancora salvi, ragazzi. Stiamo a tirare i rigori col lag. Vai, buono. Se gliela paro, ragazzi, è tutto finito. Se gliela paro, è tutto finito. Fellaini. Sì, Fellaini, vattene a casa. Oh, dai, cavolo. Sì, zitti. Abbiamo vinto, ragazzi, uno del draft, ma in generale delle partite più scandalose che ho mai giocato in FIFA. Veramente. Ogni tiro un gol. Portieri che non parano. Vai, ragazzi, vediamo quali sono i nostri premi, i nostri prime. Giocatori rari e un pacchetto oro, mamma mia, che schifo. E con questo pacchetto, ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento ai prossimi video. Bene, niente. Ah, c'è un po' di luce, forse è buono, sì. Argentino, CC, del Paris Saint-Germain. Pastore, 83 Pastore. Dai, meglio di niente, ragazzi, meglio di niente. No, aspetta, ho un sacco di bella roba. Bella gente, come va, eh? Intanto vediamo il doppione rojo. Ah, madosca, 4000. C'è Paulinho del Barcellona. È un bel giocatorino, eh. C'ha tutti abbastanza equilibrato. 6000. Poi c'è Bravo del Manchester. Poi, ragazzi, infine, il nostro Javier Pastore, che parte da 1000 e finisce a 4000. Però gli hanno aumentato la velocità, quest'anno, quindi ci sta. Bene, ragazzi, io vi do appuntamento ai prossimi video. Fatemi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Saluto a tutti, a Mike Shosha, alla prossima, ciao ragazzi, ciao. Il pollo ma la bolla, il passero la passerà, ma tutti quanti amano Mike Shosha. Tutti quanti amano Mike Shosha.